Io sono qui, non sono in mostra, eh. Io sono autodidatta, ho imparato, ho rubato il mestiere a tutti. La passione, il desiderio di realizzare, la soddisfazione di finito guardare di dire questo l'ho fatto io. Proprio una cosa così. E lei signora, da quanto tempo che fa merletto? Come minimo sono 60 anni, di più. Di più. Avevo 14 anni, sono andata in ditta fino a 25. Dopo che ho avuto il primo figlio, ho dovuto licenziarmi dalla ditta. Perché non avevo nessuno che mi guardava il bambino e ho dovuto rimanere a casa. Ho cominciato a fare merletto. Sono andata avanti così. Non c'era pausa, perché in più che per il nostro interesse ti davano anche il giorno che gli occorreva il pezzo. E lì dovevi stare. Se di giorno non ce la facevi perché avevi i bambini, avevi la casa, dovevi stare su fino alle 12:30, l'una di notte, per finire il lavoro che il giorno dopo lo dovevi consegnare. E sacrifici su sacrifici. E poi avevo bisogno anche, perché soltanto il marito che lavorava. E... Quindi lavorava anche 10 ore al giorno? E quando si poteva, sì. Anche di più, è capitato? Presto al mattino, poi si mandavano i bambini a scuola, si lavorava fino alle 11:30, mentre si preparava da mangiare, si andava a fare il letto, stendere il bucato, quando c'era la macchina da lavare, altrimenti bisognava tirar fuori quella mezz'ora di lavare e ritirare il bucato, arrivavano i bambini, lì si perdeva tempo. E dopo si lavorava dopo cena, finché si poteva. E riusciva alla fine ad avere uno stipendio come quello di suo marito? E tanto per aggiungere a quella del marito, ma no. La metà o neanche? No, si guadagna poco. Costano, ma non è che se noi si guadagna. Anche adesso non è che... E perché è la passione che ho, perché altrimenti non ne vale la pena. Perché non impara, non lavora più da solo per quel coso lì, perché non guadagna, non si guadagna. E perché, torno a ripetere, la passione del lavoro è più forte che me. E basta. Diciamo così.